Per la lotta agli incendi boschivi il parco sarà sorvolato anche da un drone presentato a Castrovillari il piano AIB Antincendio Boschivo 2016 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, che prevede, come accade ormai da qualche anno, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, oltre 1.000 uomini a terra, 10 mezzi pick-up dell'ente, 33 quelli in dotazione alle associazioni tra Calabria e Basilicata, 19 fuoristrada. Il sorvolo con gli ultraleggeri di tutta questa straordinaria area protetta, gli impianti di telerilevamento in collaborazione con la Telecom e novità assoluta di quest'anno, l'utilizzo di un drone. Per la prima volta si sperimenterà questa nuova tecnica. Ovviamente noi nei prossimi giorni prepareremo e formeremo anche alcuni, sia alcuni volontari e sia alcuni uomini del Corpo Forestale dello Stato, perché l'utilizzazione di questo strumento deve essere ovviamente assolutamente garantita anche da criteri di professionalità, oltre che di controllo, perché le prefetture di Potenza e di Cosenza ci hanno già allertato sul fatto che l'utilizzazione dei droni comporta anche il rispetto di alcune procedure legate alla sicurezza del nostro cielo. Il budget del piano AIB 2016 è di 250.000 euro. È stato stipulato anche quest'anno il protocollo d'intesa con l'Istituto Penitenziario di Castrovillari e l'Associazione ANAS per l'impiego di alcuni detenuti nella sorveglianza di alcune zone del territorio protetto della località Petrosa di Castrovillari. In totale i punti di avvistamento saranno 40. È il terzo anno di della realizzazione di questa bellissima iniziativa, un'iniziativa che comunque continua ad essere innovativa perché in effetti succede che queste persone che sono vigilate in quanto sottoposte a dei vincoli giuridici, a loro volta diventano vigilanti, vigilanti di un bene della società che è il patrimonio naturale. Alla presentazione del piano AIB erano presenti il direttore della Casa Circondariale di Castrovillari, Maria Luisa Mendicino, e il presidente dell'ANAS, Associazione Nazionale di Azione Sociale, Pino Lufrano, Vincenzo Perrone per il Corpo Forestale dello Stato, il direttore dell'Ente Parco, Giuseppe Milione, e Ferdinando Laghi, membro del comitato direttivo del Parco. Questa iniziativa, quindi, che coinvolge tante persone, dobbiamo focalizzarla per la verità sull'obiettivo, cioè dobbiamo arrivare a una sempre migliore tutela del parco perché gli incendi vengano possibilmente del tutto estinti, incendi che io ricordo non essere assolutamente per autocombustione, ma al 99,9% incendi dolosi.